Che ansia, che ansia! Mamma mia, Ciao! perché mi trovo qua oggi? È semplice, in realtà. Come qualche anno fa ho condiviso con voi la mia esperienza con l'operazione di bypass gastrico, oggi sono qua per condividere con voi un'altra operazione che ho fatto, in particolare che ho fatto il 13 dicembre 2019. Che è la dermolipectomia circolare e il rassodamento gluteale. Cosa sto dicendo? Facciamo un passo indietro tra il percorso che ho fatto per quanto riguarda il peso, quindi tutto il percorso che ho fatto con bypass gastrico, eccetera. Se qualcuno non avesse visto quel video lì, vi invito a guardarlo, ve lo lascio giù nell'info box. Comunque sia, a seguito di questa perdita di peso e con il passare degli anni, ovviamente la pelle non rientra. Il problema qual è? Con il bypass gastrico perdi tanto peso molto velocemente e quindi anche facendo tanto movimento e esercizi adatti, non riesci a riassorbire, passatemi il termine, tutta la pelle che hai. Appunto, io mi sono ritrovata dopo 5 anni del bypass gastrico con tantissima pelle in eccesso, con tantissimi problemi all'ombelico perché era infiammato per via della pelle in eccesso e tutto. Tantissimi disagi comunque psicologici, perché comunque potete immaginare che ok, tu hai perso peso, sulla bilancia lo vedi, però non lo vedi guardandoti allo specchio. Quindi potete immaginare che c'è dietro un percorso molto tortuoso comunque. Ho ricevuto questa bella notizia a fine settembre. E a metà dicembre, appunto, mi sono operata. È stata un'operazione voluta, ma tantissimo. Io ho pianto tanto quando ho scoperto che mi potevo operare, perché era un mio grande desiderio. Sarei riuscita effettivamente a vedere i risultati di tutto questo percorso che ho fatto dal 2014 ad oggi. Allora, di che cosa si tratta? Stiamo parlando di un'operazione dove ti aprono come un tacchino, in pratica. Allora, per farvi capire, io in questo momento ho un taglio da sotto il seno fino a sotto l'ombelico e che va in verticale per tutta la schiena, e questa è l'operazione in sé. Cosa fanno quando sei aperta come un libro? Tirano la pelle e ti rifanno l'ombelico, nel mio caso. Benissimo. Ok, finita questa breve spiegazione, e molto anche inquietante come spiegazione, mi rendo conto, passiamo al sodo. Il 12 dicembre mi ricoverano. Il pomeriggio del 12 sono andata a farmi fare i disegni. Io vi lascerò delle foto qui da qualche parte, così che voi possiate vedere un po' tutto il percorso. E cosa dire? Forse ero anche più impaurita rispetto a quando mi dovevo operare di bypass gastrico, perché arrivi nella condizione di vedere effettivamente te stessa, quello che sei, come sei fatta, ed ero talmente emozionata che vabbè, era un turbinio di emozioni pazzesco. Niente, mi hanno fatto i disegni, mi hanno fatto un trattamento che consisteva nel avvolgermi intorno a tutta la zona, una specie di guaina che appunto si scaldava. Aiutare dopo l'operazione la pelle a riattaccarsi ai tessuti. Dovrebbe essere questo il senso del trattamento che mi è stato fatto. Sinceramente non me lo ricordo, lo ammetto, mea culpa, non odiatemi. Comunque sia, mi hanno fatto questo trattamento. Benissimo, ho passato 3 ore in ospedale a fare questo trattamento, dopodiché mi sono dovuta spostare ufficialmente nell'ospedale in cui sarei stata operata. Arrivo nell'altro ospedale, tutto bene, mi accolgono, mi fanno mangiare e mi dicono che se non mi sentivo troppo sicura, che ero molto nervosa, eccetera, eccetera, sarebbe stato meglio che io mi mettessi già un camice provvisorio per l'operazione.
Io in quel momento lì ero nervosa, però non pensavo di necessariamente dover ricorrere a questo, quindi niente, passo la notte, mi svegliano il mattino presto, io mi cambio e questo è il camice che mi sono messa e mi danno una prima pastiglia, un antidolorifico. E niente. Che si fa? Si scende giù un attimo. Mi è venuto un attimo il. Ah, ok, è passato. Si va giù in sala operatoria. Niente, vedo l'anestesista, iniziano a prendermi le vene, a mettermi tubi ovunque. Ho detto ovunque perché tubi ovunque. Vabbè. E niente, di botto mi dicono: Nadia, pensa a qualcosa di bello, e mi mettono una mascherina e la sottoscritta è partita ufficialmente per la tangenziale. L'operazione è durata 6 ore e mezza più o meno, è stata un'operazione impegnativa, i chirurghi hanno fatto un lavoro della Madonna, ma della Madonna. Perché dico questo? Perché io mi sono vista prima e mi sono vista dopo, quindi hanno fatto un lavoro della Madonna. Io comunque, ripeto, vi metto le foto, quindi non temete, pian piano vedrete le foto. Quindi niente, mi operano, mi portano in sala risveglio. Io mi sveglio verso. Ah, mi sono operata, che erano forse le 7 di mattina, una roba del genere. Quindi fate voi il calcolo, 6 ore e mezza, io mi sveglio in sala di sveglio che erano forse le 18, 18 e 30, che piangevo. Probabilmente ero intontita dall'anestesia e tutto, perché potete capire che per farti dormire 6 ore e mezza ti devono praticamente drogare come un cavallo, cioè una roba pazzesca. E piangevo perché ero viva e ho chiesto all'anestesista se mi avessero operato, se era effettivamente successo. L'anestesista me l'ha confermato e ho un attimo anche adesso me l'ha confermato e pian piano mi hanno riportato in camera e lì è iniziato il post-operatorio. Sono stata in ospedale una settimana, più o meno, forse un po' di più, non mi ricordo, scusatemi. Ho veramente dei grossi problemi io con le date, so che dovrei scrivermele queste cose, ma sono una testona e non lo faccio mai. Comunque sia, ho passato un post-operatorio abbastanza complicato, perché ho perso, o meglio, ho perso tantissimo sangue. Nel lasso dell'operazione, perché giustamente ti operano tutte queste cose. In più, io, talmente fortunata che avevo anche il ciclo, quindi ragazzi, ebbene sì, la sfiga vuole che mi sono operata con il ciclo, quindi non vi dico, cioè c'avevo sul pannolino praticamente io durante l'operazione, non sto scherzando. E ero molto debole comunque. Nell'arco del periodo. Io comunque dovevo stare il più possibile sdraiata, o perlomeno sì, sdraiata, perché giustamente a parte che senti tirare tutto, dolore devo dire che non avevo gran dolore se non mal di schiena. E perché? Perché appunto devi stare a letto tutto il tempo e praticamente i letti dell'ospedale, penso che chiunque sia stato almeno una volta all'ospedale se li ricorda, non sono letti fatti per stare lunghi periodi a letto, nel senso che non sono dei materassi che aiutano la schiena per niente. Quindi io appunto avevo la schiena a pezzi, praticamente gli antidolorifici servivano più per quello che per l'operazione in sé e niente, quindi poi ogni tanto io desideravo alzarmi, quindi ho provato la prima volta ad alzarmi
e non ce l'ho fatta, sono praticamente svenuta di nuovo, quindi mi hanno detto no, carissima, noi ti togliamo il catetere, ma la fai a letto, quindi ecco, bellissima, umiliante, devo essere onesta, è stato abbastanza umiliante dover fare le mie cosine a letto e è stato anche umiliante dovermi far lavare da altre persone. So che c'è di peggio, però ovviamente sapete, per di più era un periodo dove avevo il ciclo. Provo a rialzarmi la seconda volta perché sì, perché volevo andare in bagno da sola, volevo andare in bagno, quindi mi alzo, mi accompagnano in bagno, mi dicono Nadia, io ti lascio andare in bagno, qua c'è la cornice, lei sono qua fuori. Boh, ok. Detto fatto, Nadia, bam! Sono praticamente volata, planata a terra e nuda come un verme, tutto ciò ero nuda come un verme. Mi sono ritrovata un'equipe intera di infermieri, poveri loro, veramente, che mi hanno dovuto tirar su di peso. E vabbè, niente. È successo 4 volte, se non ricordo male, questa situazione. Avevo una pressione molto bassa, veramente molto molto bassa, un po' perché appunto un'operazione, un po' perché stavo sdraiata, non facevo grandi movimenti, un po' per il ciclo, tutto un insieme di cose. Poi pian piano, giustamente, la situazione è andata a migliorare e io ho iniziato a riuscire anche a fare un po' di camminata nel corridoio. In tutto ciò ero vestita, ci tengo a sottolinearlo perché per la maggior parte del tempo di questa storia ero nuda come un verme. Adesso no, ero vestita. Ok, arriva il momento in cui vedo il mio corpo. Perché dico questo? Io non mi ero ancora vista. Ho passato i primi giorni con una fascia, giustamente contenitiva, ho fatto anzi un mese intero con questa benedetta fascia. E cosa dire? Mi dovevano comunque disinfettare le ferite, cambiare le gauze, eccetera, eccetera. Quindi mi vedo per la prima volta e vedo questa cosa qua. Stato bello, è stato tanto tanto bello. Perché, beh, potete immaginarlo, è stato bellissimo. Il rientro a casa è stato impegnativo, o meglio, la permanenza a casa è stata impegnativa, in quanto ovviamente abitando da sola ti devi arrangiare o devi contare su altre persone e a me non piace farlo, io sono una testona che si ostina a fare le cose da sola perché se no disturba le persone, quindi mie trippe mentali, comunque sì, è stato impegnativo il primo periodo a casa perché appunto in ospedale comunque sei perennemente sotto controllo, sei perennemente con delle infermiere che ti danno una mano, che ti aiutano anche un minimo ad alzarti dal letto. Qua ero sola, però devo dire che alla fine è andata bene. E che dire, adesso siamo al 6 maggio, è passato un pochino di tempo. Le cicatrici, le ferite si sono sgonfiate, calcolate che ci hanno messo 3 mesetti a sgonfiarsi per bene, anche tutta la zona, perché ero molto gonfia all'inizio, giustamente, mi hanno scarnificato praticamente. Sono tanto contenta, devo veramente dirlo, sono tanto contenta in questo lasso di tempo. Mi sono scoperta e mi sono riscoperta come forse non avevo mai fatto, perché appunto non avevo mai visto il mio corpo da adulta così e sono tanto felice. Sicuramente ci sono ancora delle parti che andrebbero sistemate, come per esempio le braccia, il seno, ma è un video così, questo dispiace dirvelo però. È una cosa che mi emoziona tanto ancora adesso. Sono voluta bene e mi voglio bene e sono veramente felicissima di tutto questo. Ringrazierò all'infinito l'equipe che mi ha trattata, che mi ha operata, che mi ha seguita. Ringrazierò tantissimo uno,
in particolare dei miei medici, perché il suo sostegno è stata una cosa fondamentale per me, perché ero veramente arrivata al punto che non riuscivo a guardarmi allo specchio senza piangere. E lui l'ha compreso senza che io gli dicessi niente. Lui mi ha capita, mi ha ascoltata, ha avuto la capacità di aiutarmi effettivamente. Chi mi conosce lo sa, ha visto come stavo nell'ultimo periodo, la difficoltà che avevo verso il mio corpo nell'ultimo periodo, e penso che riesca a vedere anche adesso quanto sia cambiata la situazione, e sono veramente felice. Auguro a tutte le persone che fanno un percorso simile al mio di riuscire poi effettivamente a vedersi e dirsi: cavolo, sì. Adesso io vi metto una foto di febbraio, metà febbraio più o meno. Qui ero in palestra, vedete più o meno le cicatrici come erano. Sono più o meno ancora così le cicatrici, il colore si sta un po' attenuando e si stanno anche abbassando un pochettino. Io sono tanto contenta e auguro a tutte le persone che appunto fanno un percorso simile al mio o uguale al mio di poter vivere l'emozione che ho vissuto io e di trovare delle persone che vi capiscano come le ho trovate io, perché è fondamentale. Io spero di aver dato tutto e di non essere stata troppo logorroica come al mio solito. E niente, io vi mando un grosso abbraccio. Se avete voglia di chiacchierare della vostra esperienza, potete farlo qui nei commenti oppure contattarmi su Instagram o su TikTok come preferite. Io vi mando un grosso bacio. Vi ringrazio tutti e niente. Ciao!